Buonasera, benvenuti sull'Alchimista TV, benvenuti in questo secondo appuntamento con Maria Caterina Praticò, con la seconda puntata della serie di trasmissioni del terapeuta olistico della nuova era, dove Maria parlerà un po' di questa tematica. Maria è una formatrice, scrittrice e maestra di registri akashici, e creatrice del metodo delle costellazioni alchemiche multidimensionali. La faccio entrare, buona serata Maria. Bene, Buonasera Pierri, come stai? Buonasera a tutti. bene, grazie mille. Siamo molto, molto interessati per questa seconda parte dove ci parli un po' dell'arte dell'accompagnare. Quindi ti lascio magari subito la parola. Se qualcuno avesse delle domande in merito, magari può farle, può scriverle sotto il video, poi io le girerò a Maria, che magari vi risponderà volentieri. Adesso ti lascio la parola. Grazie, sì, per favore fate domande perché capisco che l'argomento sia veramente ampio e difficile da esaurire in pochi minuti, in poche puntate, insomma. È un cammino che noi esseri umani possiamo fare per crescere, evolvere e quindi richiede tempo, richiede dedizione, ricerca costante. L'altra volta abbiamo visto che l'operatore olistico della nuova era ha diverse differenze rispetto all'operatore olistico, così come siamo stati abituati a vederlo fino a pochi anni fa. E quindi oggi mi concentro proprio sull'arte dell'accompagnare. Dicevamo che l'operatore olistico della nuova era è un operatore che si dedica alla missione della sua anima, senza compromessi, non usa le briciole del suo tempo, ma sceglie di dedicare il suo tempo, la sua, come dire, il suo esserci, la sua presenza qui, per adempiere a quella che è la sua missione, di accompagnatore. Quindi non siamo guide. Quello che io dico, non siamo guru, non siamo guide, non siamo maestri, ma il compito del terapeuta olistico della nuova era è far sì che la persona riconosca e scopra ed espanda la sua identità divina e la sua guida interiore, il suo maestro interiore. Quindi in realtà cosa facciamo? Accompagniamo la persona a riconoscersi e quindi a instaurare una connessione, una relazione intima e di fiducia con la propria, il proprio sé superiore, con la propria guida interiore. Quindi accompagniamo la persona a essere libera, libera anche da noi, indipendente anche da noi, soprattutto da noi. Quindi questa è una grande differenza. Quindi quando parlo di accompagnamento, l'operatore non si mette di fronte alla persona a mostrargli la strada o dietro a spingerla in una direzione o in un'altra, ma è veramente una presenza accanto alla persona, uno specchio che riflette la bellezza della persona, quella che ancora lei non vede. Quindi l'operatore è colui che percepisce, sente, vede al di là di quelle che possono essere le dinamiche della persona, le dinamiche dell'ego, i giochi della personalità, l'essenza divina, della persona che sta davanti. Quindi in realtà mi fa da specchio e questo è tutto quello che l'operatore della nuova era deve fare. Quindi usare i suoi strumenti per far scoprire all'altro, la sua essenza divina, la sua scintilla e dare delle possibilità, delle opportunità affinché possa espandere la sua coscienza. C'è una definizione meravigliosa di Rachel Remen che dedica riflessioni sul tema del servizio e dice che aiutare, quindi dire io ti aiuto, implica una relazione di disuguaglianza in cui una delle parti è in svantaggio. Quindi in qualche modo, senza rendercene conto, indeboliamo l'altro, indeboliamo la sua autostima, il suo senso di dignità, perché ci poniamo ad un livello superiore a lui. Mentre quando decidiamo di essere al servizio della crescita
storia dell'evoluzione dell'altro, senza giudizio, ci poniamo invece in una situazione di reciprocità. Come dicevamo l'altra volta, attraverso il lavoro consapevole dell'operatore della nuova era c'è crescita reciproca, anche l'operatore evolve insieme all'altro. Quindi il servizio è reciproco, crea un senso di forte gratitudine anche verso chi si affida alla nostra energia, alla nostra presenza. E quando serviamo, la vita e l'altro sono completi, non gli mancano dei pezzi, non sono rotti. Ecco, l'altro non è rotto, nessuno di noi lo è. Siamo interi, siamo integri, diventiamo consapevoli come operatori che stiamo agendo come un canale di qualcosa di più grande di noi. Quindi in realtà le qualità che l'operatore ha bisogno di sviluppare per essere una buona presenza, una presenza sostenente, accompagnante, è sicuramente la presenza, una presenza autentica, dove non devo essere perfetto e per aiutare l'altro, devo esserci però, con tutta me, anche con i miei limiti, anche riconoscendoli di fronte all'altro senza paura, senza timore, il fatto però di esserci senza giudizio, genuinamente, con tutto ciò che siamo, in modo semplice. E, diciamo che il fatto di essere presenti va a guarire già, senza tante tecniche, quella che è la ferita da non esistenza che tutti in una misura o in un'altra portiamo dentro e che è la ferita di non essere visti, di non essere riconosciuti, ma di nascere già in ambienti che ci misurano, che ci confrontano. Quindi questa presenza fa sì che tu possa esistere, crea uno spazio accogliente dove tu puoi esistere così come sei, non importa a che livello sei, quanto bravo sei, quanto evoluto sei, io sono qui e vengo con te esattamente nel punto in cui tu ti trovi. E, un'altra qualità molto importante per accompagnare qualcuno è proprio il fatto di crescere. Come dicevamo l'altra volta, una grande differenza dell'operatore della nuova era è che è in cammino e cresce in continua ricerca. Non è soddisfatto, diciamo, dell'aiutare l'altro, ma si impegna e si rende responsabile dell'espansione della sua coscienza, della sua ricerca interiore, dell'essere in cammino con se stesso, prima di tutto, responsabile di se stesso. Quindi è una persona che è coerente con ciò che dice. Non dice all'altro qualcosa che ha letto su un libro, ma che per primo non fa. Quindi questa è un'attitudine importantissima. Quindi non porta le sue frustrazioni all'altro, non reagisce quando l'altro tocca delle sue ferite, ma le vede. Quindi l'operatore è qualcuno che sviluppa una mente neutra, un sano distacco dal suo ego. In quel momento, nel momento in cui accompagna, riesce a vedersi nella totalità di sé. E quindi è un atto di forte responsabilità. L'altra caratteristica importantissima è la comunicazione, una comunicazione cosciente. L'altra volta l'ho accennato, non è solo ascolto attivo, cioè che va al di là delle parole, ascolta e percepisce anche con la pelle, con la pancia, con il cuore, ma è proprio una comunicazione empatica, una comunicazione non simpatica. C'è una grande differenza tra empatia e simpatia. L'empatia è ciò che ci permette di raggiungere l'altro nel punto in cui si trova e di percepire ciò che sente, senza giudizio, di percepire dal suo punto di vista, con ciò che lui sa, la situazione, mentre quando entriamo in una relazione, per esempio, di simpatia con qualcuno, in realtà sentiamo e percepiamo la voglia di togliere la persona dal punto in cui è. Quindi, per esempio, quando
anche con la migliore intenzione, una persona ci parla dei suoi problemi e noi immediatamente le facciamo vedere le soluzioni, o gli diciamo no, non devi fare così, devi fare così, guarda, ti stai rovinando, stai facendo. Ecco, questa è una relazione simpatica che ha una buona intenzione, ma che in realtà non sta accompagnando veramente qualcuno. Lo sta cercando di togliere dal punto in cui è. C'è un film meraviglioso per bambini, no? Che è Inside Out, dove c'è Gioia che cerca sempre di togliere le persone dalla tristezza e gli altri dalla loro situazione di rabbia o di tristezza, distraendoli, no? E questa gioia è nella simpatia, non è nell'empatia. C'è una scena bellissima dove tristezza sta al fianco dell'elefantino. Amico del protagonista, della protagonista, e semplicemente entra in empatia con lui, lo comprende. Questa è già una cura incredibile, perché solo quando comprendiamo qualcosa che siamo pronti a cambiare e quando ci prendiamo coscienza di qualcosa che possiamo cambiare, che la trasformiamo attraverso l'alchimia, no? Il nostro laboratorio alchemico, lo stare con le nostre emozioni ci permette di dare spazio a queste emozioni, di farle muovere e cambiare. Quindi l'empatia è il primo, creare questo spazio affinché le emozioni possano manifestarsi come sono, senza pensare di cambiarle, è già gran parte della terapia. E quindi la comunicazione è una comunicazione empatica ed è una comunicazione che rispetta la libertà dell'altro, il punto in cui è, la sua capacità di comprendere o di non comprendere. L'operatore della nuova era lascia all'altro il suo tempo, non forza, non fa. Io faccio sempre l'esempio della pianta, che quando vogliamo far crescere una pianta non la tiriamo, ecco, per le foglie, ma diamo del fertilizzante, diamo nutrimento, diamo acqua alla sua terra. Quindi questa è una cosa su cui, per esempio, punto tanto quando formo gli operatori o quando mi chiedono un mentoring per loro. Ecco. Gli lasci lo spazio, e non lo si soffoca praticamente la persona in modo tale che sia lui stesso che inizia il processo di guarigione. Assolutamente, assolutamente. L'operatore della nuova era stimola il processo di autoguarigione, la libertà e l'indipendenza, sì, perché ognuno di noi porta dentro il potere di autoguarirsi a tutti i livelli, energetico, mentale, emotivo, fisico, assolutamente. Abbiamo questa capacità. Una delle cose che dal tuo discorso, ma magari che forma l'empatia, magari è anche l'ascolto, la capacità di ascoltare la persona che si ha davanti per capirne poi le necessità. Assolutamente. E l'empatia non è interpretazione, quindi io non interpreto quello che l'altro dice secondo i miei schemi, secondo le mie, quindi l'operatore rimane molto vigile rispetto a se stesso, perché noi siamo il principale ostacolo di questo ascolto attivo. Quindi rimane vigile sulle proprie risonanze, su ciò che entra in risonanza con sé. Ecco perché parlavo di un operatore che si conosce. Si conosce bene, conosce le dinamiche del proprio ego, della propria personalità, affinché possa creare una sana distanza, prendere una sana distanza da se stesso per far spazio all'altro. E quindi assolutamente sì, è un ascolto dove appunto l'altro, come dire, si crea uno spazio dove l'altro è il protagonista. E noi siamo spettatori. E quindi in realtà, come dicevo prima, l'operatore è uno specchio e continua a rimandare all'altro quello che arriva, a verificare che sia proprio quello che l'altro vuole dire, che sia proprio quello che l'altro sente, fa tante domande, quindi dà poche soluzioni, ma aiuta la persona ad esplorarsi, ad andare come un imbuto, no? In profondità. E quindi è qualcosa che si sviluppa senza con anche questa capacità di non giudizio, no? È impossibile non giudicare, perché
però possiamo utilizzare quella capacità che il cervello ha come difesa di giudicare per usare delle domande costruttive a servizio dell'altro. Quindi tutte queste qualità, se uno non li possiede, li può coltivare. Le può imparare, assolutamente sì, assolutamente sì. E quindi nei corsi che si fanno, dove l'operatore va e impara una tecnica, difficilmente insegnano tutto quello che è l'attitudine, l'atteggiamento dell'operatore. E secondo me questa era una grande pecca dei corsi tecnici che possiamo fare. Quindi di fatto l'operatore in questo deve fare un upgrade, perché creare questo terreno prima lo creiamo per noi stessi facendo del cammino dentro e poi possiamo crearlo per l'altro. Quindi la crescita è veramente importantissima, la crescita in questo senso, una compassione, ecco, coltivare la compassione è un tassello importantissimo per l'operatore della nuova era. Questa compassione che per me significa riconoscere l'altro in sé, quindi accoglierlo in sé, trovarlo e abbracciare quelle parti dell'altro che possiamo trovare in noi e che magari ci piacciono poco, perché per esempio io, accompagnando molti operatori, mi rendo conto di quanta frustrazione, rabbia l'operatore provi ogni volta che il cliente non avanza, il cliente non accetta, non accoglie magari alcuni trattamenti o alcune opportunità che l'operatore gli dà. E questo è un problema di fondo proprio legato al fatto che c'è un'attitudine da coltivare da parte dell'operatore. Che non viene insegnata di solito. Effettivamente, se vedo anche, ti viene in mente anche i psicologi, che tutti i psicologi sono un po' tutti, adesso non voglio generalizzare, molti no, per carità, sono un po' squilibrati, e un lavoro su se stessi magari di un certo tipo di equilibrio, specialmente se si vuole fare di questo un mestiere e operare nel tempo, effettivamente molte persone non lo fanno, presi dall'entusiasmo, si buttano magari anche con le migliori intenzioni, però sì, come dici te, poi col tempo esistono tutta una serie di problematiche che la persona in difficoltà ti porta, anche il fatto stesso che la persona in difficoltà magari manca di energia e tende a prendere l'energia, chiede aiuto e tende a riprendere l'energia anche con la mente e altre cose dell'altra persona, e quindi una certa tipo di empatia, di comprensione nei confronti del paziente, ma anche una specie di paziente distacco, nel senso anche di non farsi assorbire tutte le energie in un colpo solo e andare a casa magari stanchi e stravolti. Assolutamente, un segnale che non stiamo lavorando bene è proprio questo. Perché quando siamo nell'aiuto e quindi diamo la nostra energia all'altro, ci scarichiamo. Quando invece prendiamo questa energia, espandiamo la nostra coscienza, quindi carichiamo il nostro campo magnetico, lo colleghiamo alla fonte direttamente, questa energia è inesauribile, quando finiamo la sessione con l'altro, in realtà siamo carichi, siamo grati, cioè il nostro cuore è pieno, siamo nella gioia, siamo in un'alta vibrazione, allora vuol dire che abbiamo usato bene quell'energia, c'è stato uno scambio, un'evoluzione reciproca. Come dicevo l'altra volta, la guarigione nella nuova era è portata dall'essenza, dall'essere, non dal fare, non dalla tecnica che porto, ma dalla qualità dell'energia che porto, dalla qualità di energia che scambio. E quindi ecco perché c'è una grande parte nei miei percorsi, soprattutto quelli per operatori, dedicata al riconoscere e conoscere bene la nostra energia, diventare responsabili e coscienti di come la usiamo. E,
di vedere proprio questo feedback. Quindi è la terapia dell'essere, non più del fare. E lo vedremo meglio, nei prossimi incontri. Poi va bene, l'operatore deve essere un po' una specie di canale, tu prima hai detto che deve canalizzare, e credo che poi in una terapia, sia quando vai dal medico, sia quando vai anche di categorie che magari non c'entra niente con la guarigione, la differenza sta proprio nel canalizzare la cosa e capire. Poi cosa necessita l'altra persona? Questa anche questa è una cosa che magari va imparata, l'ascolto Assolutamente. di se stessi. Assolutamente. Anche perché riconoscere la necessità dell'altro è anche qui qualcosa di difficile, perché a noi sembra di avere tutto chiaro, no? Quando la persona ci dice quattro parole, già abbiamo capito. così sembra. In realtà non è detto che quella persona abbia bisogno di arrivare nel punto in cui che ci siamo immaginati, no? Veramente il bisogno dell'altro potrebbe non essere quello che noi pensiamo. Quindi davvero ci va umiltà e ci va pazienza, ovviamente. E quindi responsabilità mi viene, la parola è più adatta è sicuramente responsabilità. Quindi essere pronti e flessibili. A cambiare il percorso, quando ci accorgiamo che l'altro, il feedback che arriva dall'altro magari va in una direzione diversa da quella che ci siamo immaginati, la capacità è proprio quella di adattarsi, di lasciare, di fluire, di aver fiducia nel processo, anche se non è esattamente quello che ci siamo immaginati. Quindi il fatto di lasciar cadere questo superpotere che gli operatori a volte pensano di avere, del io so la soluzione, so già quello che devi fare, lasciamola cadere per terra e cerchiamo di aver fiducia nel processo, nell'altro e nel fatto che lui possa trovare delle chiavi sue, sostenibili per lui, adatte a lui e che non siano quelle che volevamo dargli noi. Quindi davvero dobbiamo un po' spogliarci della presunzione che a volte l'ego ci fa provare. Ci veste, con cui ci veste. La volta scorsa hai accennato che farai un percorso in autunno, dopo c'erano stati anche qualche problema tecnico che andava anche Tanti. la linea. Se vuoi magari raccontare di questo percorso, magari c'è qualcuno in ascolto che voglia fare il terapeuta, magari è anche interessato a fare un percorso di. Certo. Certo, è un percorso per terapeuti, ovviamente, per operatori olistici. È un percorso che dura da ottobre ad aprile. Ci saranno due incontri in presenza dove faremo delle iniziazioni, della sperimentazione in gruppo, delle cose che richiedono presenza assolutamente. E gli altri saranno corsi online, incontri online. Ci sarà molto tutoraggio. E questo corso serve una formazione per in realtà apprendere una tecnica che sto sperimentando da tanto tempo e che è di mia creazione, in continua evoluzione anche lei. Questa tecnica si chiama, sono le costellazioni alchemiche multidimensionali, dove l'operatore impara a condurre costellazioni di gruppo individuali. Dove tante energie entrano, non solo quelle familiari karmiche, ma anche quelle interne della persona, tutte le ferite, gli specchi, le energie, le leggi, insomma, un sacco di energie entrano in gioco e quindi l'operatore impara a riconoscere e a equilibrare, sanare tutte le dinamiche disfunzionali energetiche che la persona, diciamo, che bloccano la persona in uno stato magari di sofferenza, di malattia, di insoddisfazione nella propria vita. E in questo percorso tanto spazio si darà proprio alla crescita dell'operatore, alla conoscenza di sé, alla conoscenza di come funzioniamo, di come funziona l'altro, per sviluppare queste attitudini,
per accogliere questo campo, ecco, il campo che si presenta davanti e saperlo gestire. E, nel percorso si darà anche l'iniziazione alla maestria dei registri akashici, proprio perché l'operatore diventerà in grado di connettere le persone al proprio sé, creare questa connessione perenne con l'anima, con il sé superiore delle persone, perché è importantissimo affinché queste persone imparino a sentire la propria guida interiore e il proprio maestro, riconoscano la propria identità divina. Quindi in tutto questo ci sarà questo, e poi c'è una terapeuta che mi, insomma, mi sosterrà in alcune parti del percorso, dando anche lei delle iniziazioni con questi elisir. Sono veramente delle composizioni magiche che danno informazioni a tante parti energetiche di noi, proprio per risolvere. È una medicina vibrazionale a tutti gli effetti. Lo vedremo nei prossimi incontri, che è la medicina del futuro e, mi viene da dire, è la medicina del passato, cioè quella vibrazionale del suono, dei colori, dei codici, ecco. Quindi anche lei avrà una parte in questo percorso per far sì che cominciamo a parlare alla nostra anima anche attraverso gli odori, i profumi, i colori, i codici ancestrali della nostra anima. Benissimo, allora io giro i riferimenti di Maria Caterina, che questo è il suo sito internet dove si può trovare. Grazie. Altre cose di Maria, per chi fosse interessato, e questo è il canale invece YouTube di Maria, che potete andare a vedere, potete, se vi piace, iscrivervi, come potete, se non l'avete ancora fatto, iscrivervi anche al nostro canale, anche perché non costa nulla. E poi, visto che ci sono, faccio vedere anche il libro delle edizioni Età dell'Acquario di Maria Caterina. Ulteriore magari approfondimento adesso che si è in vacanza, se non si è già distesi al mare, si può comprare per andare nelle prossime settimane, per chi va e leggersi un bel libro ricco di approfondimenti per crescere spiritualmente. Allora, per questa sera abbiamo concluso, e non so se volevi dire qualcosa ancora, Maria. No, in realtà volevo sostenere le persone a iscriversi al canale, perché io lo sto seguendo, al vostro canale, perché lo sto seguendo da un po' ed è sempre più interessante. E quindi semplicemente volevo farti complimenti e fare complimenti a te, Viviana, per il grande lavoro che state facendo. Grazie mille, facciamo, speriamo di fare sempre meglio, così le persone che ci seguono sono sempre più contente. E allora, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo appuntamento di Maria, che ci parlerà, mi sembra, di coscienza etica, poi ve lo comunicheremo. E buona serata a tutti quelli che ci hanno seguito stasera e quelli che ci guarderanno in differita nelle prossime giornate. Buon proseguimento di serata comunque a tutti. Buonasera.